Ehi, bentornati su Breaking Italy. Partiamo parlando un attimo dell'Onda Pride, cioè delle varie manifestazioni, più note come Gay Pride, che da giugno ai primi di settembre attraversano l'Italia in varie città, in un turbine di gente sudaticcia e birrette scarse calde a 5.000 euro, e che domenica hanno avuto, come in genere accade, molta più risonanza mediatica, perché parliamo dell'appuntamento milanese, che ha coinvolto circa 250.000 persone. E mano sulla puntina e poi nel disco, ha dato il via al solito messaggio registrato. Il Pride ha ancora senso? Il Pride è una carnevalata? Dove sono finiti gay normali? Non se la prenderanno male le persone che per la prima volta quest'anno si siano poste una di queste domande, ovviamente. Per chi non abbia mai prestato attenzione alla questione del Pride, porsi questi interrogativi è lecito. E anzi, può scocciare, lo capisco, il fatto che vengano messe da parte così bruscamente da chi invece le abbia sentite centinaia di volte, sempre le stesse, talvolta peraltro poste in modo chiuso, quindi non delle vere domande, ma delle affermazioni sarcastiche. Quindi ne parliamo, ma lo usiamo come trampolino per parlare di tutt'altro. E questo tutt'altro è una questione molto importante. Il sondaggio dei 5 Stelle che è stato shitposta... Sto scherzando, quella non è una cosa importante. Italia, riprenditi velocemente. Quello non è importante, voglio parlare di diritti. Senza addentrarci nel lato storico del Pride, che fa caldo, i Pride sono una festa e una manifestazione, che come tale, la manifestazione dell'orgoglio di essere gay, ha un obiettivo e un modo di raggiungere questo obiettivo. Il modo è molto chiaro. Essere una manifestazione molto partecipata, molto rumorosa, molto colorata, molto fotografata e molto discussa, in modo che la si veda per le strade, la si senta da lontano, se ne parli sui giornali e in TV. E il modo migliore di andare in TV, lo sappiamo, è essere controversi. Oppure, o fare le cose contemporaneamente, agghindarsi in maniera colorata e vistosa, un'esplosione di vita e felicità e gioia. Che è poi la stessa tecnica che usa Travaglio per farsi invitare continuamente alla 7. Un'esplosione di colori. Questo risponde a tutta una serie di domande, dalla carnevalata ai gay normali. Premesso che non ci sono gay normali e gay non normali. Ci sono persone che hanno atteggiamenti che possono piacere o non piacere e non sono gli altri a decidere quando un gay vada bene e sia socialmente accettabile. Esattamente come a nessun altro verrebbe in mente di dare i voti in base a quanto socialmente accettabile sia un uomo o una donna, in base alla propria mascolinità o femminilità, quando se ne va in giro al supermercato. Ma la ragione per cui la manifestazione è così tanto gay, tanto da far paura a chi vorrebbe che la gente sì, fosse gay ma non troppo, è il fatto che nessuno parla o fotografa un gruppo di persone vestite di grigio che sfili in silenzio per le vie del centro con dei cartelli in mano con scritto vorremmo dei diritti, ma se non fa pazienza. E comunque, niente contro le carnevalate, viva il carnevale, anzi, a me, se i metalmeccanici manifestassero sui carri, con dance anni 90 sparata a tutto volume, andrebbe benissimo. E se sei sul carro, è più difficile che la polizia riesca a caricarti. Smart. La seconda domanda è l'obiettivo, ed è qui che volevo arrivare, alla domanda, ma cosa volete di più? Potete pure. Perché il Gay Pride non è soltanto su quello, se no sarebbe una semplice manifestazione a favore delle unioni civili. Senza carro, senza musica e senza personaggi un tempo famosi che non se li caga più nessuno e che si ritrovano a fare da madrino o da padrini alle varie parate, passando 6 ore sul carretto a salutare tipo regina d'Inghilterra, così. L'obiettivo ha a che fare con i diritti, perché i diritti hanno vari aspetti, giuridici e sociali. A livello giuridico, sì. Nel nostro paese, grazie allo scorso governo, persone di orientamento diverso dalla norma possono unirsi civilmente, cosa che sino a pochi anni fa non sarebbe stato possibile. Per arrivare a quel risultato è stato fatto un lunghissimo e faticoso percorso, Gay Pride compreso, per convincere la maggior parte delle persone che non ci sarebbe stato nulla di male, ammorbidendo anche il fronte dei contrari, che in alcuni casi sono passati dal assolutamente no al ok ma no adozione. Ed essere considerati minoranza. Il punto però è che quel risultato non lo ha ottenuto la politica, perché le leggi non cambiano il sentire comune, anzi, con le giuste eccezioni, possiamo dire che in democrazia, prima di poter modificare delle leggi, specie di questa natura,
è necessario che abbastanza persone abbiano cambiato idea su qualcosa. O quelle stesse leggi non avrebbero nemmeno il supporto dei partiti, che a loro volta fanno i propri interessi facendosene campioni. Banalmente, se gli italiani non avessero sta cosa che non vogliono i migrati africani, che mamma mia, signora mia, la Lega non sarebbe al 30%, come è data oggi nei sondaggi. Il punto da tenere a mente, però, è che i diritti non sono per sempre. E noi questa cosa tendiamo a scordarcela, nel bene e nel male. In Turchia, ad esempio, che sta vivendo la sua rivoluzione nazionalista e autoritaria, con sottofondo di ritorno alla religione, quale punto di riferimento ultimo per la società, per il quarto anno di seguito è stato proibito il Pride, con motivazioni a caso. A sto giro, però, si è svolto lo stesso. La polizia è intervenuta, ci sono stati arresti, ma tutto questo in quello che una volta era un paese molto più tollerante su certe questioni, a vocazione occidentale. Ma cambia il vento e cambia anche la musica. In Italia può succedere la stessa cosa, e non sarebbe così strano, visti i tempi che corrono. Io ho ancora chiarissimo nella mia testa un momento nel quale erano sentire comune cose che adesso la stessa popolazione ritiene cose da buonisti. La guerra era brutta, l'eccessiva iniquità sociale era sbagliata, missionari, volontari e operatori umanitari erano eroi, prendersela con chi ha meno era vergogna. Ma cambia il vento e cambia tutto. E prima alcune cose che si sarebbero dette a bassa voce, perché si aveva la percezione fossero sbagliate, il razzismo banalmente, l'odio verso i poveri o i disabili anche, adesso vengono gridate con orgoglio, affermate proprio, sono cose che ti fanno sentire patriota. La cosa interessante è che, come al solito, la maggioranza pensa sempre a sé come la maggioranza e mai alla possibilità di trovarsi improvvisamente dall'altra parte, in minoranza. Anzi, se quel pensiero arriva, tipo guardare un povero e pensare di poter un giorno essere così povero, costretto a vivere a bordo della strada e della società, quell'idea viene subito allontanata, la scacciamo. Magari è pigro, magari è drogato, magari ha fatto delle cose sbagliate che noi non le faremo mai, perché lui è diverso da noi. Perché noi non vogliamo essere come lui, che è povero. Ma la verità è un'altra, ragazzi, cioè che spesso le minoranze diventano tali a prescindere dalle loro azioni. Come un gay nasce gay, e un maliano povero nasce in Mali ed è povero, e allora via i diritti al maliano che viene a rubarci le cose, può anche morire in mare. L'assistenza in mare vale solo per chi la paga con le tasse, e allora via i diritti ai rom che rubano e ai gay che, boh, riempiono tutto di paillette brillanti ed è un casino. Se la maggioranza vuole, i diritti si possono dare, ma si possono anche togliere. Ma poi, in quella stessa fila, ci sono i più poveri, ci sono i disoccupati, ci sono gli operai, ci sono quelli che vivacchiano, ci sono quelli che non si sono mai diplomati, e le donne incinte, chi ha il contratto determinato, quelli con le esenzioni per ragioni mediche, gli studenti che viaggiano e gli anziani che non possono stare soli. Mi sembra incredibile che tanti, che stanno in qualsiasi di queste categorie, possano pensare che quei diritti valgano invece solo per loro e siano sacri ed intoccabili. E anzi, quando dovessi chiedere loro perché mai io dovrei pagare le cure al loro tumore, io che sto bene, o gli incentivi per la loro azienda, io che non posseggo una startup, o il salario alla loro dipendente che è andata in maternità, visto che non è una mia dipendente e non è quindi un mio problema, avrebbero probabilmente poi il coraggio di rispondermi: ma perché è un mio diritto? Cos'altro succede di bello? Cerco di contenermi, anche solo per non andare dietro a tutte le fesserie che sinceramente stanno accadendo nel nostro paese, che mi stancano. Fondamentalmente perché non sta succedendo niente, peraltro. Ogni giorno si fanno proclami, lanciano guerre, ultimatum all'Europa, diktat, si fanno prove di forza, si mostrano i denti, pugni sul tavolo, finalmente cambia tutto. Non è ancora successo niente, però. Né in Europa, dove il Premier è andato nei giorni scorsi per ottenere una nuova politica migratoria, tornando con un nulla di fatto totale, vi lascio un lungo riassunto in descrizione, ma la sostanza, quella è. Né in Italia, dove per ora, mi spiace ricordarlo, nulla si è mosso. Non c'è una legge, un decreto, un canile, un foglietto di carta con sopra scritte cose, niente. Solo un proseguimento della campagna elettorale per quando il governo probabilmente sarà fatto cadere dopo l'estate.
Ah, e l'IVA, c'è l'aumento dell'IVA. È ancora in ballo quella roba, sì? Detto questo, tutti parlano delle quattro atlete italiane che hanno vinto la medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo o qualcosa. Ecco qui la foto. Oh no, sono nere! Maria, Ayomide, Raffaela, Libania. E sinceramente mi spiace per loro, tutte atlete sotto i 30 anni, perché l'unica ragione per cui si parla di loro è il colore della pelle. Chi è arrabbiato perché rappresentano l'Italia, che vergogna? Chi è arrabbiato con chi è arrabbiato? Ogni 5 parole dette, una è Salvini. E andiamo avanti così. Niente da dire. Ma è evidente che nel nostro paese c'è un rinnovato fastidio di fronte all'esistenza di persone con la pelle nera. Perché se queste fossero state immigrate, ma dalla Danimarca, a nessuno sarebbe fregato assolutamente niente. Lo so io e lo sapete voi. Mi spiace ragazze, ma alla vostra età avete già raggiunto traguardi ai quali la maggior parte dei vostri connazionali e detrattori non può nemmeno pensare di aspirare. Quindi spero le polemiche da due soldi vi passino sopra la testa. Nel frattempo i migranti continuano a volerli nessuno. La Germania, di nuovo il paese che ne ha accolto di più di tutti gli altri paesi europei e di moltissimo, altro che Italia, altro che Francia, altro che Spagna, e fermiamoci qui che è meglio, ora ha un problema. Il leader del partito più grande alleato della Merkel, il CSU di Horst Seehofer, che è attivo in Baviera, la parte a sud-est della Germania, ha annunciato le sue dimissioni da ministro dell'interno e di voler ritirare quindi il proprio supporto al governo nel caso in cui la cancelliera non applicasse politiche più dure nei confronti dei migranti. Ha finalmente capito anche lui che i migranti sorosiani sono un problema e stanno devastando bla 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 sovranità? È che ci sono le elezioni a ottobre e i partiti più a destra del suo rischiano di soffiargli via elettorato proprio utilizzando questa tematica dei migranti. E probabilmente quindi la risposta di Seehofer è quella di irrigidirsi per non perderlo, questo elettorato, o parte di esso. Nel dettaglio, la questione è relativa ai famosi movimenti secondari. Se ne sta parlando anche nel nostro paese, anche il Premier Conte ne ha parlato. Cioè il rimpallo di migranti da un paese europeo all'altro, fondamentalmente, che vengono espulsi da una parte, poi dall'altra, perché fondamentalmente nessuno vuole più farsene carico. È diventato un fardello politico così insostenibile, addirittura per la Merkel, il leader europeo più forte, che nessuno vuole saperne niente. La cancelliera, però, pur avendo accolto le richieste di irrigidire i processi d'accoglienza, si è più volte detta contraria alle espulsioni delle persone già presenti in Germania. E il perché? È facile a dirsi. Sa bene che se tutti quanti iniziassero ad espellere la gente in Europa, finirebbero per sollevarsi muri, grate e reti, e sarebbe la fine di Schengen, della libera circolazione per tutti, cittadini compresi, noi compresi, e un altro colpo all'Europa, dal quale probabilmente l'Unione non riuscirebbe a riprendersi. In ultimo, ottime cattive notizie se siete dei fumatori, a quanto pare. Vi ricordate quando ci eravamo detti che in Australia la gente sta fondamentalmente smettendo di fumare, spinta dalle politiche del governo? Fantastico, facciamo finta che ve lo ricordiate. Le politiche in questione sono due. Le sigarette ora lì costano tantissimo, 3-4 volte tanto quello che costano in Italia, e ci sono tutta una serie di norme stringenti, comprese quelle sui pacchetti. Immagini orrende di gente che sta malissimo sopra, come da noi, ma anche niente branding, pacchetti tutti uguali, stesso colore, non loghi, addirittura lo stesso font per tutti quanti. È questo verde che sembra... La legge era stata approvata nel lontano 2012 ed è stata subito impugnata da alcune multinazionali, ovviamente, ma anche da alcuni paesi produttori di tabacco. Cuba, Indonesia, Honduras e Repubblica Dominicana, che si sono rivolti all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Secondo loro, infatti, le leggi danneggiano le regole sulla proprietà intellettuale, perché, appunto, non loghi, è porrebbe delle barriere al commercio da considerarsi illegittime, che se oggi vengono applicate le sigarette, dicono, domani potrebbero essere applicate a qualsiasi cosa. Alcol, merendine, bevande zuccherate. Immaginate quanti soldi perderebbe la Coca-Cola se i suoi prodotti venissero venduti dentro cartoni anonimi, identici a quelli di qualsiasi altro concorrente, riportanti sopra immagini di persone obese. La presentazione
è importante. Comunque hanno perso. Il World Trade Organization ha dato loro torto, ritenendo l'Australia abbia agito nel pieno del suo potere di tutela della salute pubblica. E sarà quindi interessante vedere quanti altri paesi, di quelli che sembrerebbero interessati a seguirne i passi, adotteranno legislazioni simili. O l'Italia, magari. Senza contare che ci sono molti paesi che l'hanno già fatto, compresi Francia, Irlanda e Regno Unito. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato. Come al solito, non ho la pretesa di avere ragione e Breaking Italy non è un monologo, non è quello che faccio, è l'inizio di una conversazione. Aspetto di leggere le vostre opinioni nei commenti. E no, Your Mom Gay non è un'opinione. È un fatto. Al fine di oggi è Alessio che mi ha mandato una bella mail poco meno di un anno fa. Peraltro Ale, ti ho risposto, controlla la posta. Non ho capito se in questa foto sei a Madrid oppure no, visto che cambi spesso città, ma a prescindere mi sa che rientri nella categoria del tutti in giro tranne me. A tutti gli altri, fate i bravi, buon inizio settimana, ci vediamo domani.